Bentornati a Disport, è ora il momento di vedere il docufilm di Claudio Arrigoni dedicato a Roberto La Barbera. Ci vediamo dopo. Nella mia vita c'è un prima e un dopo. Il prima assomigliamo un po' a mio figlio Eric, un po' scavezzacollo, un po' non tanta voglia di studiare, pensavo solo al divertimento. Ero abbastanza cattivo in moto, tra virgolette, abbastanza spericolato, non avevo paura di niente. E difatti a 18 anni è arrivato l'inevitabile, ho fatto un incidente, però stranamente quella sera che ho fatto l'incidente andavo pianissimo perché avevo freddo e quindi ho fatto un incidente quando meno me lo sarei aspettato, proprio nel momento in cui stavo semplicemente usando la moto per tornare a casa ai 30-40 all'ora. In un incrocio non ho visto nessuno, in realtà c'era una macchina con i La strada del dopo è una storia un po' dura perché ho passato i primi 2 anni in cui cercavo di ricompattare la mia vita, di fare in modo di ripristinare la situazione come era prima dell'incidente per quanto riguarda i miei genitori, perché li vedevo soffrire in un modo esagerato. Quindi io cercavo di farmi vedere allegro ugualmente, non facevo pesare il fatto che mi mancava il piede. E questo un po' ha aiutato anche a loro a superare. Questo aiutare loro nel superare la cosa ha aiutato me a non patire più di tanto. Io non mi sono mai fatto vedere dai miei piangere, ho sempre pianto per i cavoli miei di notte dopo la mezzanotte. Poi nell'87 ho conosciuto Margherita e da lì proprio la vita è andata in un'unica direzione, quella della famiglia. Abbiamo fatto 3 bimbi ad oggi. Io volevo il quarto, però mi tocca litigare con tutte le volte con mia moglie, però mi ha promesso che se prendo una medaglia importante in un'eventuale prossima Olimpiade, magari ci penseremo. E mi sono dedicato completamente al lavoro, alla famiglia, sino all'86, al 97, quando poi si è aggiunto nella nostra vita, dico nostra vita perché abbiamo sempre diviso qualsiasi cosa, si è aggiunta l'atletica leggera, sino ad oggi. Siamo al CEDACRI, è il mio posto di lavoro, sono assunto qui dal 90, è un'azienda che si occupa di servizi per le banche, direi che è una delle aziende più importanti in assoluto d'Italia ed è uno dei miei sponsor principali, nel senso che grazie a questa azienda io ho potuto dedicarmi per negli ultimi 10 anni quasi a tempo pieno allo sport e potermi dedicare agli allenamenti e arrivare ai livelli che sono arrivati. Un luogo di lavoro sensibile allo sport e favorevole al fatto di dare la possibilità di allenarsi gli atleti è importantissimo. Io per esempio entro qua la mattina alle 7, lavoro fino a mezzogiorno e quindi ho il tempo poi di potermene andare a casa tranquillamente, a mangiare, a riposarmi e alle 3 tutti i giorni sono in pista e comincio i miei allenamenti che finiscono circa alle 19-19.30. Ed è solo in questo modo che posso dire di potermi allenare come un professionista. Quando arriva il periodo estivo ho addirittura anche la mattinata libera e mi mantengono lo stipendio inalterato e questo è importante perché avendo una famiglia, avendo moglie e 3 figli, diciamo che questa è la mia base, la mia ancora di salvezza. Il CEDACRI posso dire che è uno sponsor vero e proprio, è uno dei primi in assoluto e ha investito su di me regalandomi
regalandomi delle mezze giornate intere per potermi allenare. E voi capite bene che senza l'allenamento un atleta ha poca strada da fare. E avendo questa opportunità, ripeto, posso fare professionista pur non essendolo. Sono arrivato qui nel 90. Nel 90 mi hanno assunto, ho fatto un colloquio, sono piaciuto alle persone e ho cominciato il mio rapporto di lavoro con il CEDACRI. Non ho cominciato subito con l'atletica leggera. Inizialmente il mio obiettivo era di fare più strada possibile qui nel mio posto di lavoro. L'approccio con l'atletica è cominciato nel 98-99, quando ho visto correre Tony Volpentest. A telefonare in giro a capire come avessi potuto fare anch'io per poter iniziare ad allenarmi e ho scoperto che praticamente queste protesi le facevano all'INAIL, dove io già mi servivo dall'età di 18 anni per le protesi da camminare. Sono riuscito ad ottenere una protesi per correre e ho cominciato così per scherzo, e soltanto nel 99 mi sono accorto che andavo abbastanza forte, non era più uno scherzo, ma erano già tempi che potevano permettermi una qualificazione alle Olimpiadi, una qualificazione lontana dalle finali, però una qualificazione per le Olimpiadi. E nel 2000 ho fatto le Olimpiadi di Sydney, dal 2001 in poi, che ho cominciato a corricchiare ancora un po' più forte, ho provato a chiedere al CEDACRI qualche ora di permesso per potermi allenare, sino al punto in cui mi hanno poi fatto una sponsorizzazione vera e propria, nel senso che mi lasciavano dei pomeriggi interi per 7 mesi all'anno e delle giornate intere per la rimanenza, per il periodo di gare. E quindi da lì è cominciato proprio l'evoluzione mia atletica. Ho fatto il salto di qualità e da lì sono diventato la Barbera che poi tutti conoscete. Il campo d'atletica è la mia vita. Diciamo che dopo la mia famiglia arriva il campo d'atletica, che ormai negli ultimi 10 anni è parte fondamentale di quella che è la mia routine giornaliera. Io passo in pista circa 5-6 ore giornaliere, e quindi diciamo che vado a dormire ancora col pensiero dell'allenamento e mi alzo col pensiero di quello che dovrò fare d'allenamento il giorno dopo. All'atletica leggera dedico 5-6 ore al giorno, divise fra palestra e pista. Diciamo 6 allenamenti settimanali in pista più 2 allenamenti settimanali in palestra.
ed è qui che costruisco, cerco di costruire, ho costruito tutti i successi che ho ottenuto in questi 10 anni e cerco di costruire qualcosa di importante per i prossimi. Dopo l'incidente ho passato 7-8 anni dove mi sono dedicato completamente alla famiglia prima di tutto e al lavoro. Poi nel 97, quindi quasi 13 anni dopo il mio incidente, ho visto casualmente una gara di atletica leggera, mi sembra delle Olimpiadi di Atlanta, e ho visto correre un certo Tony Volpentest e sono rimasto allucinato, proprio mi sembrava di aver visto un marziano. Penso che se una persona incontri di botto un marziano sia lo stesso effetto di quello che ha avuto a me a vedere Tony Volpentest, perché non avrei mai immaginato che di poter ritornare a correre, per giunta lui, con due arti, senza due arti, vedere quello che faceva mi ha aperto il cuore, ed è da lì che ho cominciato a capire come poter ritornare in pista senza grosse pretese inizialmente, perché non avevo mai più pensato di tornare a correre più forte forse di quando avevo due gambe. Quindi ho cominciato inizialmente con i lanci. Le mie Olimpiadi